La vita di corte è un sofisticato gioco di specchi. Questo, in estrema sintesi, è il significato di Las Meninas, il quadro più famoso di Diego Velázquez, uno dei più grandi pittori del Seicento spagnolo e non solo. A proposito, questo è Analizzare un quadro e io sono Michelangelo Moggia, ma ritorniamo a bomba sul quadro. Alla fin fine la domanda più importante è: cosa rappresenta? Comincio dai personaggi. La bambina al centro è l'infanta Margarita, la principessa di Spagna. Di tutti i presenti sul dipinto è quella che attira di più lo sguardo, è la protagonista, soprattutto perché il suo viso è l'unico tra tutti quelli dei personaggi ad essere illuminato direttamente dalla luce. L'effetto è poi accentuato dai capelli biondi e dal vestito di colore chiaro, che viene illuminato anch'esso dalla luce. Accanto a lei ci sono due damigelle che la seguono in ogni suo passo, da qua il titolo Las Meninas, che significa le fanciulle, le ragazze, appunto le dame di compagnia in qualche modo. Una delle due è inginocchiata e le offre da bere, e l'altra assiste e fa un inchino nella nostra direzione. Dopo ti spiego perché. Poco più a destra rispetto all'infanta c'è la nana di corte. All'epoca era una consuetudine che a noi oggi appare barbara per i re e i nobili tenere a corte i nani per puro intrattenimento, un po' come avveniva con i buffoni di corte per intenderci. La presenza della nana serve anche per dare risalto alla bellezza dell'infanta. Guardando il quadro viene infatti quasi spontaneo, essendo anche alte uguali, fare un confronto tra questi due personaggi. Ancora più a destra c'è un paggio, un buffone, un bambino comunque, un ragazzino, che si diverte, forse probabilmente per attirare l'attenzione, e a tormentare il cane dall'aria mansueta che se ne sta accucciato in primo piano. Poi invece, tornando sulla sinistra, leggermente più arretrato, c'è il pittore. Sta dipingendo un grande quadro del quale vediamo solo il retro della tela, fissa verso l'osservatore, quindi verso di noi, e tiene il pennello sospeso come se stesse misurando qualcosa con lo sguardo. Più indietro ancora ci sono un uomo e una donna, altri due membri della corte che discutono tra di loro. Sullo sfondo, dietro una porta aperta, c'è un uomo che sta salendo le scale. La sua presenza serve essenzialmente per dare il senso dello spazio e delle dimensioni della grande sala. Infine poi c'è la chiave per comprendere il senso di tutto il dipinto. Quello che sembra un quadro a fianco alla porta è in realtà uno specchio che riflette l'immagine del re Filippo IV e della regina Marianna d'Austria. Questo spiega molte cose. Velázquez in pratica sta ritraendo il re e la regina nella grande tela che si vede in primo piano. L'attenzione di tutti i personaggi presenti nel dipinto, o di quasi tutti, è rivolta verso di loro. E questo spiega anche, come ti dicevo prima, l'inchino della damigella in primo piano, un inchino quasi imbarazzato. Riassumendo, ci sono due livelli di lettura, due livelli diversi per Las Meninas di Velázquez. Il primo è il più semplice, ovvero è una scena della vita di corte dipinta con molta naturalezza e molta verità. La piccola Margherita va a trovare i genitori mentre l'artista li sta ritraendo. È ovviamente accompagnata dalle sue damigelle che non la perdono di vista un attimo e assecondano tutti i suoi desideri. In qualche modo l'artista con questo dipinto vuole rendere omaggio al re, al sovrano, e mostra la quotidianità all'interno della corte spagnola, che peraltro conosceva molto bene perché era appunto il pittore di corte, lo è stato per anni. Il secondo livello è più sofisticato e riguarda il gioco di specchi. È come se il punto di vista del quadro fosse rovesciato, cioè non si vede più quello che vede il pittore, ma quello che vede lo spettatore, che peraltro si trova nello stesso punto dove ci sono anche il re e la regina. Quindi l'attenzione dei vari personaggi è rivolta verso chi guarda. In pratica è un po' come se i due spazi fossero messi in collegamento, come se non ci fosse un'interruzione, e come se lo spettatore facesse parte anch'esso del quadro. Un gioco simile lo fece due secoli prima circa anche Jan van Eyck,
con il famoso ritratto dei coniugi Arnolfini, del quale ho parlato anch'io. C'è un video che puoi andare a vedere cliccando su questo link che ti appare in sovraimpressione. Dicevo, il ritratto dei coniugi Arnolfini di Van Eyck è un'opera che sicuramente Velázquez conosceva perché all'epoca faceva parte delle collezioni del re di Spagna.